Eccoci nuovamente insieme per dare vita ad un altro appuntamento di Star Bene, Salute e Stili di Vita. Oggi parleremo con il dottor Pellegrineschi, siamo all'interno del Centro Medico Ippocrate Castelnuovo Garfagnana. Seguiteci. Ciao Nicola, bentornati, bentornati. Eccoci qua, siamo sempre al Centro Medico Ippocrate di Castelnuovo Garfagnana, via Perarni, e qui accanto a me c'è il dottor Nicola Pellegrineschi, che viene per precisare tecnico sanitario di radiologia da ormai 2016, esatto? Dal 2016 lavoro presso questo centro, sì. Che cosa possiamo trovare al Centro Medico Ippocrate di Castelnuovo Garfagnana? Noi offriamo una vasta gamma di servizi di diagnostica per immagini come la mammografia, la risonanza magnetica, la TC, la COMBIN, la radiologia tradizionale, la densitometria ossea e più tutta una serie di specialisti come cardiologi, medicina dello sport, ecografisti, ginecologi, urologi, insomma tutti gli specialisti importanti per la salute. E poi avete un nome talmente prestigioso, Ippocrate, ricordiamolo, 460 avanti Cristo, è stato il padre della medicina moderna, questo è bene precisarlo. Il giuramento di Ippocrate che ogni medico deve fare per diventare appunto medico, dottore. Quindi l'Ippocrate come centro medico è un punto di riferimento imprescindibile per la diagnostica di questa zona, di questo territorio. Bene, adesso ci colleghiamo con il nostro psicologo, andiamo a scoprire quale fobia, quale paura tratterà il nostro simpatico dottor psicologo Amatulli. Ciao Claudio, bentrovati voi telespettatori e grazie per la linea. Sono sempre Antonio, sono sempre lo psicologo che ama parlare di soluzioni. Oggi voglio parlare di un argomento delicato, toccante, che in un modo o nell'altro ci abbiamo a che fare, ovvero il lutto, quando perdiamo una persona cara, una persona a cui vogliamo bene, che poi fisicamente arriva e non c'è più, e questo ovviamente ci addolora, no? E più la situazione è inaspettata, e più il legame è forte, e più la situazione, la storia è dolorosa, e più il dolore che proviamo è veramente inaudito e lancinante. Cos'è il lutto? Citerò un telefilm che a me è piaciuto molto, parto da qualcosa di più leggero, che è il telefilm Dead to Me, dove si affronta il tema del lutto e uno degli attori, dei protagonisti, dice: il lutto è amore che non sa dove trovare pace, dove trovare posto. Come dire, soffriamo perché siamo veramente legati a quella persona e non per pricio, per capriccio, proprio perché c'è un affetto autentico. Cosa fare? Il lutto per certi versi c'è da accoglierlo, c'è da accettare la scomparsa della persona con i nostri tempi, con le nostre esigenze, con i nostri bisogni, ma la strada tendenzialmente è quella. Quello che è importante continuare a fare e non smettere di fare è interrompere, passatemi il termine, la relazione con questa persona, perché è vero che non c'è più fisicamente, ma è anche vero che quel legame, quei valori, quei sogni, quei progetti, quei modi di fare di quella persona, il legame che abbiamo con quella persona vive ancora in noi e nelle cose che ha lasciato sulla nostra terra. Quindi cos'è una cosa carina da fare? È celebrare questa persona, è essere grata e portare avanti quello che abbiamo imparato da lui, da lei, che sia un familiare, che sia un amico, che sia anche una persona che non conoscevamo ma che in un modo o nell'altro ci aveva impattato, no? E quindi ci possiamo trovare ad essere arrabbiati per la perdita, a essere increduli, a scoppiare di dolore, ma se riusciamo a condividere quell'amore che proviamo, che abbiamo provato per quella persona, e per amore intendo in senso lato, non per forza amore sentimentale, ma anche amore fraterno, di amicizia e quant'altro, beh, il dolore riesce ad attenuarsi, perché viene sostenuto non solo dal nostro affetto, ma dall'affetto di tutte le altre persone che gli volevano, gli vogliono bene e con cui condividere questa perdita. Magari parlando di questo sto toccando corde delicate, importanti di tutti gli spettatori, mie incluse, e sono il primo a voler celebrare, ringraziare, essere grati per quelle persone che adesso non ci sono più, no? E portare non solo nelle mie memorie, nei miei ricordi, ma anche nei miei gesti, che sia una fotografia, che sia un fare qualcosa che a quella persona piaceva, immaginarci di raccontare, di parlare, di aggiornarci a questa persona per quello che sta accadendo a noi o alle persone a noi care.
Questo per dire che il lutto è qualcosa che in un modo o nell'altro tocca tutti e possiamo, non siamo costretti a viverlo solo nel dolore, ma nel dolore, ma anche possiamo trovare le modi per viverlo anche nel ricordo, nell'affetto, nella gioia che quella persona, che avevamo costruito con quella persona. Questo è quanto, Claudio, spero di aver toccato questa corda che comunque ci unisce in modo delicato e rispettoso e di avervi dato degli spunti in più. Io sono sempre Antonio Amatulli, vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento di trasmissione e Claudio, a te la linea. Grazie dottor Amatulli, torniamo a parlare col dottor Nicola Pellegrineschi di quelle che sono le opportunità che troverete presso il Centro Medico Ippocrate di Castelnuovo Garfagnana. Per esempio, differenza fra TC e TAC. Allora, la TC e la TAC fondamentalmente sono la stessa diagnostica, la differenza sta nell'evoluzione. La TAC è stata il primo macchinario appunto di tomografia assiale computerizzata che permetteva di acquisire le immagini solamente in maniera assiale. Quindi ci metteva molto tempo, era lenta, macchinosa, era molto soggetta a artefatti da movimento, si potevano perdere dei dettagli. Invece la TC, più moderna, esegue acquisizioni volumetriche che permettono prima di tutto di coprire maggiori volumi in meno tempo con un risparmio anche di radiazioni. Per di più non c'è il rischio di perdere dei dettagli che possono essere fondamentali per la diagnosi. La TAC appunto è una diagnostica importante, avanzata, che permette lo studio sia dell'apparato muscolo-scheletrico che del tessuto molle del corpo umano. Che cosa significa? Che grazie a l'acquisizione che viene effettuata con questo macchinario possiamo studiare, oltre che la parte ossea, tutto quello che riguarda gli organi molli, che sono il fegato, che polmoni, encefalo, cose riusciamo a vedere molto bene, anche l'intestino. È un'integrazione ad altri esami che si possono fare come l'ecografia E ricordiamo che questa diagnostica molto importante la troverete presso il Centro Medico Ippocrate di Castelnuovo Garfagnana e entreremo poi nello specifico della seconda parte del nostro programma proprio per precisare che non è invasiva, che non ci sono problemi, che è indolore e che tutti possono affrontarla con molta serenità. Esatto. Di questo parleremo dopo, ma adesso ci colleghiamo per un contributo esterno per un nuovo modello sociosanitario per le aree interne della provincia di Lucca. Andiamo a scoprire quale sarà l'argomento di quest'oggi. Il progetto Proximity Care rappresenta un progetto strategico per la Scuola Superiore Sant'Anna per molti fattori, per molti motivi. Prima di tutto perché vede coinvolte tutte le diverse aree disciplinari della scuola. Sono coinvolti ricercatori dell'area di medicina, dell'area di management, giurisprudenza, gli ingegneri, tutti insieme, uno sforzo corale per poter ragionare su come affrontare il tema delle aree interne. Le aree interne sono i territori che rischiano di avere sistematicamente una chiusura dei servizi nell'ambito sociosanitario per un problema di sostenibilità. L'obiettivo della scuola, insieme a tutti gli stakeholders e quindi in primo luogo i sindaci e le comunità di questi territori, insieme alla ASL, alla Regione Toscana, in particolare grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ha voluto cimentarsi in un'opera particolarmente sfidante, contribuire a migliorare gli esiti di salute della popolazione di questo territorio grazie a un approccio che prevede un completo rivolgimento del paradigma di azione, e ossia permettere un'alleanza fra i centri di eccellenza come può essere la Scuola Sant'Anna, ma anche grazie alla collaborazione della Fondazione Monasterio, con la comunità stessa che vive in questi territori. E quindi ecco un grande progetto suddiviso in 10 sottoprogetti che prevede la popolazione protagonista, dove si vuole sperimentare in larga scala l'innovazione tecnologica e l'innovazione organizzativa. L'idea è proprio quella di provare a far sì che questi territori, invece di essere poi alla fine territori che arrivano per ultimi all'innovazione tecnologica, possono essere primi a sperimentare innovazioni in modo da poter poi essere maestri e capofila per tutto il resto del sistema sanitario regionale e perché no anche nazionale e internazionale.
Quindi questo progetto Proximity sperimenta una serie di interventi che riguardano in particolare l'area dei giovani, l'area della prevenzione oncologica, l'area delle patologie croniche, l'area della disabilità, e sono tutte componenti che sono state individuate grazie all'analisi dei bisogni condivisa con i sindaci di questo territorio. Un progetto molto sfidante perché vuole cimentarsi su quello che normalmente è l'ultimo stadio dell'implementazione dell'innovazione in una realtà, cioè quello dove dal prototipo si passa a una sperimentazione in larga scala. Questo è quello che stiamo facendo, siamo al secondo anno di attività, siamo nella fase in cui stiamo coinvolgendo la popolazione per un'alleanza, un patto che permetta di fare la differenza per il futuro di quest'area interna, ma anche per il futuro delle aree interne del resto del nostro territorio nazionale. Grazie, molto interessante questo contributo del territorio. Adesso è il momento della pubblicità e poi entreremo più nello specifico della diagnostica che vi potrà offrire il Centro Medico Ippocrate grazie alla presenza del dottor Nicola Pellegrineschi. Insieme per la tua salute, questa è una frase epica che utilizzò Ippocrate, pensate, nel 460 a.C., questo effettivamente è l'anno di nascita. Però ricordiamolo che Ippocrate è stato il padre della medicina moderna. Con noi è il dottor Nicola Pellegrineschi, che è tecnico sanitario di radiologia, ormai collabora qui nel Centro Medico Ippocrate di Castelnuovo Carfagnana dal 2016. Allora, entriamo nello specifico e parliamo della TC e TAC. Intanto, questi macchinari voi li utilizzate ormai da tempo? Sì, la TC è attiva dall'anno scorso, è di ultima generazione appena comprata e da gennaio dell'anno scorso stiamo effettuando esami qui presso il centro. La Combin invece dal 2019 che ce l'abbiamo è un tipo di TC particolare perché fa esami concentrati su quello che riguarda il distretto della bocca e del mastello facciale. Quindi possiamo andare a studiare anche per esempio i seni paranasali in caso di sinusite o in caso di problemi respiratori, di deviazione del setto, oppure appunto la bocca e le arcate dentarie o i condili mandibolari in caso di problemi dal punto di vista della dentizione, necessità di fare impianti, problemi alla masticazione, movimento della mandibola e tutto quello appunto che riguarda, diciamo, la diagnostica del capo. Mentre lei parla, la nostra regia ci propone delle immagini che poi dimostrano effettivamente anche la modernità, perché qui siamo di fronte a praticamente macchinari di nuova generazione. Sì, noi una cosa a cui facciamo molta attenzione è che quello che offriamo al paziente sia il massimo che si può ottenere in questo momento. Riteniamo che l'evoluzione dei macchinari sia talmente immediata e importante in questo momento che avere delle macchine adeguate e di ultima generazione permette di avere una diagnostica e quindi una diagnosi corretta in minor tempo e con maggior vantaggi per il paziente. Dottor Pellegrineschi, che cos'è la diagnostica avanzata? La diagnostica avanzata è tutto quello che non è o lastra o ecografia. Per intendersi, la prima cosa che fanno al pronto soccorso in caso di necessità appunto sono le radiologie tradizionali, quindi le lastre o un'ecografia. Successivamente, queste non sempre sono risolutive per quanto riguarda o il trauma o la patologia, quindi c'è necessità di andare più a fondo con l'esame e quindi con la diagnostica. Diagnostica di secondo livello, la TAC, o la TC che è più corretto, diagnostica di terzo livello, la risonanza, la PET e altri macchinari che sono pesanti. In che casi vengono utilizzate? Facciamo degli esempi precisi in modo che i nostri telespettatori e telespettatrici possano capire l'utilizzo. La TC è una macchina dagli utilizzi incredibili perché la possiamo utilizzare per studiare tutto quello che riguarda il corpo umano, sia in caso di trauma sia in caso di malattie. Per esempio, l'esempio classico è la TC encefalo. La TC encefalo, quindi la TC al cranio, alla testa, viene fatta in una miriade di casi. Il trauma, quindi per vedere se c'è versamento intracranico, nel caso di malattie, perché può essere neurodegenerative, tipo Parkinson, Alzheimer, vedere come se il cervello si sta deteriorando, oppure può essere fatto per la ricerca di malattie più complesse, quindi la sclerosi multipla, la sclerosi a placche. Deve essere naturalmente integrato con diversi tipi di altri esami per arrivare alla diagnosi finale, ma
è veramente importante che sia fatta e sia, sia fatta veramente bene e sia refertata veramente bene una TAC encefalo, una TC encefalo, per avere un quadro generale preciso. Per chi non avesse mai fatto una TAC, in che cosa consiste? Spiegamola in maniera proprio semplicistica. L'esame è semplicissimo: il paziente viene adagiato sul lettino e questo lettino passa all'interno di un gantry, che sarebbe appunto un cancello tradotto letteralmente, che è un anello, come una grossa ciambella. Il lettino entra ed esce dalla ciambella e nel frattempo vengono acquisite le immagini. La metodo di acquisizione utilizza il raggio X come le vecchie lastre per ottenere appunto una diagnostica molto più complessa, un'immagine molto più complessa che permette di vedere anche appunto del tessuto. Quindi non ci sono problemi per i cosiddetti claustrofobi? Assolutamente no, i claustrofobici possono andare tranquilli, perché l'esame, il gantry è profondo solamente una cinquantina di centimetri, è totalmente aperto. Quanto dura questo esame? L'acquisizione in totale, senza mezzo di contrasto, siamo sull'ordine dei 3-4 minuti neanche. Ecco, e la diagnosi, ecco, dopo quanto arriva l'aspetto del cosiddetta tempistica? Nella maggior parte dei casi il referto è disponibile in un paio di giorni, perché nonostante sia una diagnostica molto complessa, le immagini che propone sono di facile lettura. Sono moltissime, quindi il tempo impiegato è per guardarle tutte, per evitare che ci sia una perdita di informazioni perché uno salta delle immagini. Però le immagini sono normalmente in 2 giorni. Un paio di giorni. Che cos'è il mezzo di contrasto e in quale occasione lo si utilizza? Allora, il mezzo di contrasto è un espediente che utilizziamo in TC per studiare in maniera approfondita gli organi o le lesioni e il loro rapporto con la vascolarizzazione, perché il mezzo di contrasto nella maggior parte dei casi è endovena, quindi viene fatto tramite un iniettore. Le caratteristiche di questo mezzo di contrasto fanno sì che sulle immagini che proponiamo, che andiamo ad acquisire, il mezzo di contrasto risulti bianco, e quindi siccome è il sangue che si colora del mezzo di contrasto, gli organi che o le lesioni che acquisiscono tanto mezzo di contrasto risultano ancora più bianche, in maniera tale che risaltino molto sulle immagini. Viene utilizzato per una quantità anche qui di patologie incredibili. Qualche esempio. Stadio classico è, se noi vogliamo studiare un tumore, quasi tutti i tumori maligni sono vascolarizzati, quindi nel caso di studio di malattie tumorali abbiamo una necessità del mezzo di contrasto per vedere se quella lesione che abbiamo vista è una lesione che può essere già benigna o maligna. Possiamo già fare una distinzione in base alla quantità di mezzo di contrasto che questa capta. Che cosa comporta al paziente questa iniezione? Beh, l'iniezione di mezzo di contrasto nella maggior parte dei casi dà solamente una semplice sensazione di calore alla testa. In rarissimi casi si può avere una reazione allergica, ma quando viene effettuata, cioè, c'è un'equipe pronta in ogni caso. E poi si faranno delle prove prima. Prima vengono fatte delle prove allergiche per essere sicuri che non ci siano problemi, e poi comunque nel caso esagerato in cui possa avvenire qualcosa c'è sempre un'equipe pronta per intervenire. Torniamo a parlare del Convin, che cos'è? Appunto, la Convin è una TAC in miniatura, la nostra TAC, una TC in miniatura, la nostra TC viene effettuata con il paziente sdraiato, mentre invece questo viene fatto con il paziente in piedi. Non ha un gantry, ma un detettore che ruota intorno alla testa del paziente, quindi qui ancora meno invasivo dal punto di vista di immagine e di claustrofobia, e ha una dose minore in quanto è pensata appunto per essere per una parte del corpo piccola, che è appunto la testa e la faccia. Non possiamo effettuarci grossi tipi di esami, tipo non possiamo fare una TC encefalo con una Convin, perché avrebbe bisogno di più definizione. Però per quanto riguarda appunto segni paranasali, massiccio facciale e denti e arcate dentarie è più che sufficiente, anzi è un ottimo esame. Nello specifico, quale patologia in un certo qual modo indaga? Ecco. La sinusite, la classica sinusite, quindi quando il setto nasale è deviato e i seni paranasali sono infiammati, quindi abbiamo del muco all'interno dei seni, quindi non c'è una liberazione completa, oppure la piorrea,
perdita dei denti, quindi c'è la necessità di fare un impianto, dobbiamo andare a studiare l'impianto. La Combin permette, oltretutto, essendo un'acquisizione volumetrica, di fare delle ricostruzioni 3D. Il dentista successivamente potrà programmare l'inserimento di impianto direttamente sull'immagine che facciamo noi, cioè proprio una visualizzazione, simulazione in 3D direttamente sull'immagine vera. Oppure può essere studiata la masticazione, quindi se ci sono dei problemi all'altezza delle articolazioni temporomandibolari. Tutto questo una volta si faceva in TC, solo che la dose era molto più alta, perché appunto essendo più grande, essendo più lontano il detettore e l'emettitore, c'era necessità di più potenza. Dottore Pellegrinesky, intanto grazie per queste bellissime informazioni, però io vorrei entrare ancora più nello specifico. Dopo l'attacco, che percorso, nel caso di una particolare doverosa, importante indagine supplementare per la ricerca di una risposta ad un quesito che magari l'ATAC non è riuscita a dare, qual è il percorso successivo? La cosa fondamentale è che le nostre immagini e noi possiamo essere messi in qualche modo in contatto tramite il referto con lo specialista che poi si andrà a occupare di questa patologia. Ritornando al classico esame della TC encefalo, dopo si va a parlare con il neurologo o il neurochirurgo. E da lì in poi si decide la strada da fare. La strada da fare può essere altri tipi di indagini diagnostiche come la risonanza, oppure nel caso di patologie gravi la PET, oppure nel caso ci sia bisogno di intervenire, appunto interventi chirurgici o radioterapia TC guidata. Insomma, le strade possono essere molteplici. La cosa fondamentale è che la TC abbia il referto della TC abbia uno specialista che lo interpreta in maniera corretta e che possa mettere il paziente nella giusta direzione. E qui al centro medico Ippocrate gli specialisti ci sono. Io ringrazio il dottor Nicola Pellegrinesky, ricordiamolo, tecnico sanitario di radiologia. Grazie a voi per la gentile attenzione. L'appuntamento alla prossima, sempre alla stessa ora, sempre su Noi TV. Grazie.